Benitalia 2016 continua. Ci troviamo allo stand della IARP, IARP, la società leader nella produzione di vetrine refrigerate e anche di distributori automatici del freddo, con Massimo Bravo. Massimo Bravo è il responsabile commerciale Italia per la IARP, è un vecchio amico ma è anche e soprattutto un volto già ben conosciuto agli amici di VendingTV.it. Bentornato Massimo. Grazie, buongiorno a tutti. Ci presentiamo quest'anno nuovamente a Venditalia con una nuova linea di distributori automatici, proprio per andare incontro alle esigenze un po' di tutta la nostra clientela che ormai consolidatamente acquista la nostra gamma di distributori. E scendiamo nei dettagli, vediamo quali sono le novità che voi siete andati a presentare in questa biennale ormai pienissima di novità, perché qui avremo fatto finora 40-45 interviste e non abbiamo trovato uno stand dove non ci fosse una gran bella novità. Come dicevi prima, IARP è leader nella refrigerazione, quindi produce distributori automatici ormai da più di 15 anni, tutti dedicati al settore del freddo, quindi noi non facciamo caldo come tutti ormai sanno, produciamo freddo e macchine del gelato. Il nostro freddo è a bassi consumi energetici perché comunque lavoriamo con la schiumatura all'interno dei nostri distributori e pertanto ci permette di avere un consumo molto basso mantenendo delle temperature interne che arrivano fino a 2 gradi su tutta la nostra macchina. Quest'anno in anteprima abbiamo proposto la nostra nuova linea City Collection, dove all'interno dei nostri distributori abbiamo inserito la nuova gamma, una nuova linea di distributori alta 1,70 m per andare incontro alle macchine del caffè a 400-500 bicchieri, quindi per essere ammesse a fianco alla nostra gamma. Qui dietro abbiamo il modello che abbiamo chiamato Barcelona, proprio per andare a identificare tutta la nostra City Collection. Quindi in anteprima abbiamo presentato la linea Milano, London, Barcelona e New York, che sono le gambe che andranno a sostituire a partire da settembre la vecchia linea dei laser, che ormai è stata ben consolidata. Cosa cambia rispetto alle strutture precedenti? Tutto per quanto riguarda il lato estetico del distributore. Siamo passati, così ci possiamo aprirci un attimino. Sì, e io nel frattempo mi sposto per far spazio alla camera per mostrare appunto quali sono in modo visivo le novità. Allora, esteticamente abbiamo modificato la porta utilizzando le nuove linee che vengono richieste dal mercato, soprattutto nel mondo retail, quindi abbiamo tolto tutti i frame nella parte strutturale del vetro, quindi abbiamo un vetro full glass che permette di dare una visibilità al prodotto molto elevata pur mantenendo il grado di solidità della porta, quindi robustezza e antivandalismo. Abbiamo modificato la colonna comandi inserendo una pulsantiera luminosa e la parte tutta in metallo in modo tale da rendere sempre le macchine più antivandaliche per le esigenze del mercato. Per ultimo, quello che noi abbiamo utilizzato in IARP quest'anno, si tratta della nuova stampa digitale, quindi la nuova tecnica di stampa digitale direttamente sulla miera, che ci permette di poter dare al cliente l'opportunità di poter personalizzare tutti i distributori in base alle esigenze del cliente. Basta mandare il file contenente le immagini che uno vuole rappresentare sulla nostra parete laterale e noi le andremo a stampare direttamente sulla miera, un po' come stampiamo i nostri soliti fogli di carta normale. Quindi... non dimentichiamo che però nel frattempo tutte le macchine realizzate dalla IARP sono energy saving. Tutte le nostre macchine, come dicevamo prima, sono energy saving, quindi hanno un gruppo frigorifero a bassissimo consumo energetico e la gamma LED all'interno che rispecchia molto i bassi consumi. E dunque, giusto per avere un contatto diretto, Massimo, per l'interlocutore che desidera entrare in contatto con voi, si può collegare sul sito? Certo, noi abbiamo il nostro sito www.yarpplugin.it, dove potrete visionare tutti i nostri prodotti, la nostra gamma di macchine e distributori automatici e non solo. Infatti IARP, oltre a produrre distributori automatici, produce anche una linea di accessori adatti al mondo del vending. Quindi abbiamo il nostro contenitore da trasporto Fox, che è stato molto richiesto durante questa fiera, il nostro contenitore stick che viene affiancato alla nostra macchina del gelato e le celle frigorifere da poter inserire all'interno dei nostri padiglioni, all'interno dei vostri magazzini, per dare e garantire il prodotto mantenuto a 4 gradi. Grazie Massimo, anche tu perfetto con i tempi. Noi corriamo ad altro stand, ad altro espositore, in modo da riuscire a garantire visibilità
non ce la farò con i tempi perché sono più di 250 espositori e le interviste hanno bisogno di una preparazione, di qualche ripresa prima, di qualcuna dopo, di un bicchiere d'acqua per me, insomma ci proviamo. Massimo, grazie. Fabio, grazie a te, sei stato gentilissimo come sempre. Ogni anno si ripete questo sketch, quindi è sempre un piacere. È il gioco delle interviste in cui io dico facciamo tutti in modo ludico una manifestazione di interesse per quello che è il vostro prodotto. Facciamo in modo da far capire agli amici che sono dall'altra parte, che non sono riusciti a venire qui in questa manifestazione, ad essere presenti, che cosa c'è di nuovo, in modo da renderli sempre partecipi con l'informazione dedicata. Massimo, un saluto agli amici di Venni TV. Ringrazio tutti, vi aspetto come sempre, se non potete più venire al nostro stand, nel nostro stabilimento a Casale Monferrato. E chissà che non riusciamo a venire anche noi attraverso il Venning TV in tour, in programma per questa estate, e nel corso della quale potremo andare a mostrare a tutti loro i volti delle persone che lavorano e che desiderano naturalmente essere riprese, affinché possiate conoscere quelli che sono gli uomini e le donne che vi rispondono al telefono, che vi risolvono i problemi tecnici quando ne avete e così via. Io proseguo. Grazie Massimo. Grazie a te Fabio e grazie a tutti, e un saluto da IRP Gruppo Etta Milano. Non andate via, io continuo.